Benvenuti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova lime. Nuova lime? Sì, facciamo i cocktail. In questa nuova live a base retro. Sì, raga, stavo giocando a CSGO fino a poco fa, ma mi sono rotto le balle, continuo Fear. Perché oltre ad aver subito una penalità ingiusta, perché ho giocato con un cheater di merda, di cui io non ho colpa. Non ho trovato, sono stato 40 minuti a cercare persone per giocare, ma non le ho trovate. Una partita pareggiata, una persa, mi deranca, perché chiaramente la modalità braccio destro ha un sistema di rank tutto suo ed è una merda. Fa veramente schifo, schifo, schifo. Quindi mi sono detto, continuiamo Fear, che sono più contento, magari lo terminiamo pure, prima della cena, prima di PUBG. Chiedo scusa ai miei telespettatori, ma non telespettatori. Stiamo in TV, canale Vivi qua. Italia Vivi. Comunque, a parte gli scherzi, se volete venire a trovarmi, basta minchiate. Mi trovate nei link in descrizione sul canale Twitch, dove trovate anche i miei social, tutti i metodi per supportarmi e quant'altro. Ringrazio Shield, Disponobile e Cristo che sono qui in live con me, che hanno visto e hanno assistito al tutto. Avete visto quanto è penoso continuare a giocare CSGO? Fa veramente pena, 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 pena. Io intanto avvio Fear. Metto la schermata, così quando si avvia Fear non devo alt-tabbare. Fear. Mi fa sempre lo screenshot quando parte. Allora, questo è l'ultimo da malaccio. Dove eravamo rimasti? Ah, che quel tizio cicciottello ci era sfuggito nuovamente. Ditemi se l'audio funziona tutto bene, dovrebbe essere tutto bene questa volta, senza problemi e quant'altro. Fammi sapere tu, Shield. Oh mio Shield, mio brother. My Viking brother. Oh, perfetto. Guarda, Di nuovo quanto tu? grasso. Vedi questo pulsante? Mi chiedo a cosa serva. Bye bye. Mali mortacci sua. Sembra tutto a posto. Ciao Seppe! Queste leve? No. Che devo fare? Perché non prosegue? Oh! E allora?
cavolo, perché non riesco ad andare avanti? Aspetta. Ho capito. Oh, perfetto. Di nuovo tu? Vedi questo pulsante? Mi chiedo a cosa serva. Oh. Ritorno di dispo nobile. Bella dispo. Ma che cacchio devo fare, raga, qua? Perché non riesco ad andare avanti? Il gioco è Fear? È lo stesso di ieri, dico. Ma ragazzi, qualcuno mi saprebbe dire perché che devo fare, scusate. Abbiamo quagliata. Abbiamo perso un'ora così, però va bene lo stesso. In quest'area sono attive misure difensive automatiche. Il personale non autorizzato sarà attaccato a vista. Ah, grazie. Qui c'è qualcosa in più su Origin. Il programma fu chiuso per un problema di sincronizzazione. Non dice cosa significa, ma mi sembra che ci furono alcuni morti. La sincronizzazione, praticamente il legame che ha Buxton Fettel con Alma, la bambina.
Che giochi, Raus? Ciao Ale. Fear si chiama questo gioco, Fear. Benvenuto comunque. Conosci Fear, Ale? Ciccione del cacchio, quando t'acchiappo ti stacco la mandibola. Il volume del gioco è così alto che le mie orecchie mi hanno abbandonato. Abbassami un po' il volume di Twitch. Vado, faccio così, eh. Facciamo così. Anche perché effettivamente è un po' alto anche per me. Non ci hai mai giocato? Male, molto male, molto molto male. Qua dove stavo prima? Ma io devo dire una cosa. Ma c'è il pulsante corri, perché non me lo ricordo. Salta, cammina avanti, indietro, c'è la sala, vai, no. Buon appetito, Luna! Il tuo PC è sfasciato. Beh, questo è un gioco che ha 13 anni. Funziona anche su PC un po' più datati, eh. Non è che... Ma se sfasciato intendi proprio rotto, allora... Ok. Thank you.
Ottimo. Si è proprio rotto, lo sto ricomprando piano piano. Ma dove lo stai ricomprando? E soprattutto a cosa hai puntato? Comunque, ad ogni modo, questo gioco, ripeto, è del 2005, quindi. Se il computer. Ma dove si infila quel cicciabombolo? Guarda, guarda. Ciao, Tranto! Niente CS. Fatelo, guarda, non ce la faccio manco più a rispiegarlo. Se qualcuno di buona volontà in chat gli spiegasse a Dranto perché non sto facendo CSGO, ma sto giocando a questo, mi farebbe un grandissimo piacere. Oh, tacci, destra e sinistra. Mi sono schiattato, mi sono buttato la bomba in faccia da solo. Mazza, così dietro mi ha dato. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Bill Moody. Qui è Bill Moody. Mi dispiace se non mi sono messo in contatto prima, ma siamo un po' indietro. Sono ancora nel centro di trattamento di South River. Comunque ho alcuni risultati preliminari. Tutti i componenti che mi ha fatto cercare sono presenti, anche se le concentrazioni sono significativamente più elevate di quanto ci aspettassi. Le farò avere un rapporto completo per lunedì mattina, ecco. Fine dei messaggi. Poi perché ci ho messo 43 minuti per trovare qualcuno con cui giocare. Sconto su imware.net, cheat a pochi soldi. Non ci interessano i cheat, Ale. Ok, sorry, non volevo girare il coltello nella piaga. No, ma figurati, Tranto, scusarti di che. Ma figurati. Ho detto, ah, mo mi finisco Fiat che l'avevo iniziato ieri. Almeno mi diverto. Non è possibile quel gioco. Cioè, la partita che ho perso mi faceva quelli 91 in 1, 85 in 4. Cioè, 43 in 9 dopo che anche il suo amico l'ha sparato in testa e non moriva. Cioè.
ridotto proprio male, cioè se vuoi. Sto scherzando, è una battuta perché ci sono i cheater su CSGO. Contatto! Oh, cheater, guarda, l'ho beccato indirettamente perché mi ha dato la penalizzazione per aver giocato con un cheater. Sarà stato uno dei random perché... perché non avendo mai un team completo sarà stato uno beccato in random chissà in quale partita. E mi ha penalizzato pure a me. E in questi ultimi mesi no, non era la prima volta che mi capitava, cioè mi sta capitando di continuo. E allora che cavolo è diventato quel gioco? Poi la modalità braccio destro, il sistema di rank fa veramente pena. Pena. Come perdi una partita di The Rank? Io una volta le vinsi tutte le partite, tutte, tranne una... Sono, mi pare, 7 mappe sul braccio destro. Ne abbiamo vinte 6. Una persa mi ha derankato per quella persa. Mi sembra proprio di rank fatto a cazzo. Bersaglio a vista. Uomo per... L'audio è ancora buono, raga. Oh, fa schifo. Ho fatto dei movimenti prima, non vorrei si fosse mosso. Cioè sono 1:15. Wescol o forse no, passate per... Vabbè Ale, cioè, rimarchi ancora questa cosa dei cheat. Questo è spam, sappilo. Al prossimo ti becchi un timeout, non un ban, un timeout. Poi se continui ancora ti banno allora, permanente. Bellocce è arrivato. Lancia missili.
Ma qua da dove sono venuto? Devo andare qua. Da dove sono venuto? Adesso da loro dove? Scusate. Ciao Daniele, ciao, mi scuso con te. Ma figurati Vincenzo, figurati. Tanto l'ho chiuso CSGO, l'ho chiuso, mi ha fatto ingazzare. Allarme! Rilevate sostanze tossiche. Blocco di emergenza in corso. Spero che non sia successo nulla di grave. Sia andato per un motivo futile. Un bel fucilazzo questo. Era per la bimba, ma tutto risolto. Ok, ok. Importante che sia risolto. I figli sono decisamente più importanti di quel gioco di merda. Emergenza cancellata. Hai due nuovi messaggi. Il primo messaggio è di Bill Moody. Ehi Janice, sono Bill Moody. Conosci questo gioco, Daniele? Sono spedito al centro di trattamento di South River per fare alcune analisi sulle acque reflue. Sono un po' preoccupato per quello che ho trovato, perché i campioni vengono da zone residenziali. Il corso d'acqua potrebbe avere origine ad Auburn, che spiegherebbe molte cose. Ti mando una copia del rapporto, così chi di dovere potrà essere informato. Il prossimo messaggio è di Yane Ives. Janice, sì, Ives. Pronto, sono Yane. Ecco dunque, volevo avvisarti che potresti ricevere una chiamata da Bill Moody. Penso che la linea d'azione migliore sia che tu finga che le sue preoccupazioni ti interessino molto. Credo che voglia solo poter credere che la palla è passata a un'autorità competente. Io l'ho ignorato, quindi penso che correrà da te.
Comunque, guarda, fammi sapere come va avanti la faccenda. Fine dei messaggi. Questo è interessante. Quando staccarono la spina a Origine, apparentemente si limitarono a chiudere la porta e gettare la chiave. Non si sa molto, ma direi che il posto doveva essere pericoloso. Mi chiedo se ci fosse qualche tipo di contaminazione chimica o altro. Origine, raga, è il luogo di origine, praticamente, dove... probabilmente, se non ricordo male, dove si è risvegliata Alma, praticamente. Per questo lo chiamano Origine. Mi manca, condition zero. No, no, ma che? Questo è Fear, Fear. Arminga Orfugio. Comodo. Ce l'ho nel backlog. Che senso nel backlog? Minaccia avvistata! Abbiamo perso... Cosa? Qualcosa? Negativo. Abbiamo bisogno di rinforzi. Li disintegra, non so se avete notato. Li disintegra. Ostile! Ah, ma dosco! L'ho spappolato! Che potentissimo! Ho in librerie 3 capitoli da giocare, prima o poi lo farò. Oh! E gli dici di farti ispirare dal Vivisector e iniziarli. Da dove sono venuto? No, da dove sono venuti i nemici questi. Tornate in pattuglia. Ricognizione ricevuto. A terra! Do un'occhiata! Ricevuto! Dovrebbero essere morti. Soprattutto con questo scoppio qua. Sto entrando! No, ancora no. Vecchio. Bersaglio acquisito! Servono rinforzi!
caccia bomba, vorrei sapere come cazzo fa a sopravvivere. Tirvallo 6, intercettazione. Povero. Non è stata colpa mia. Di chi è stata allora la colpa? Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Genevieve Aristide. Yane, puoi mandarmi copie di tutto il materiale che l'unità speciale ha raccolto sulle anomalie di Origin? Harlan dovrebbe aggiornarmi quotidianamente, ma evidentemente è troppo preso dal suo rancore. Spero solo non stia spargendo troppo veleno. Mi prendo la piena responsabilità di quello che è successo alla squadra, ma non sono i nostri desideri che li riporteranno indietro. In ogni caso, non è il momento per distribuire colpe. Dobbiamo lavorare insieme per superare questa crisi. Ti ringrazio molto. Ce ne viva Steve, raga. Un nome sentirete molto, molto spesso. Ah. Ciao, Vettel! Di nuovo tu. Hanno cercato di seppellire i loro peccati, ma hanno piantato i semi della loro dannazione. La guerra si avvicina. Posso vederla nei miei sogni. Fuoco sulla terra, cadaveri nelle strade, città ridotte in polvere, vendetta. Qua, se non sbaglio, c'è un bel una bella parte horror, infatti. Non lo sapevo. No! No! Non capivo. I morti rimangono morti. Un segno di Ives. No, sembra che ci siamo. I morti rimangono morti. E tu quando muori, carissimo Vettel? Da questa parte! Giù! Copritemi! Tacci sua, m'ha preso! Sta a sentire, qualche settimana fa la TC ha riaperto la struttura di Origin. Volevano far ripartire il progetto, ma hanno perso i contatti con tutti quelli che erano entrati. Così hanno semplicemente risigillato tutto.
granata! Granuta! Fuoco! Gesù che mira! Bruci pure tu, pezzo di cacca. Ti è stato tosto. Minchia, ma quei cosi veramente hanno tutta questa resistenza. I corazzati. Abbiamo il contatto! Granata! Copritevi! Controllo! Assolutamente no! Assolutamente no! Assolutamente sì, invece, devi morire. Assolutamente sì. Ciao Diabbo! Ho sentito qualcuno dire granuta qualche minuto fa. Qualcuno necessita del genere delle granute. Sì, l'ho urlato io, Shield. Granuta! Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di un numero esterno. Ehi, sono io, chiamami, ok? Adesso provo sul cellulare. Fine dei messaggi. Conosci qualcuno interessato a un processore 7-8? No. Prima in chat c'era un ragazzo che ha detto che si stava facendo il computer. Se ci sta ancora magari interessa a lui, non lo so. Attenzione, granata! È troppo veloce. Funziona! Si di cacca.
Boh, se per caso qualcuno è interessato potresti dirmelo, vabbè. Mettilo su subito. Dove devo andare? Mettilo su subito, le cose elettroniche, processori e quant'altro. Abbiamo bisogno di rinforzi. Punto, subito, subito. Spegnete le luci! Sì, mio fratello l'ho già fatto, ma... ne ha venduti già tanti, ma per fare anche più in fretta mi ha detto di chiedere se qualcuno lo vuole. Overaz, è interessato, Overaz? Non lo so, chiedi a lui. Contatto! Avete spento le luci, eh? Che pro? Per morire al buio? Vabbè. Vabbè, vabbè. Ammazzati al buio, ammazzati. Ostile! Abbattetelo! Maledizione, ho perso di nuovo il suo segnale. Sono fatte in e poi subettivo si hanno muovendo la FIA Alice. Il nostro Harlan Wade è stato associato a Origin fin dall'inizio. È stato quello che l'ha fatto nascere. Bravo Wade, bravo. Fias. Ciao Paxton! Ti ammazzerò prima o poi.
Ups. Vorreste che non vi capitasse mai una cosa del genere in ascensore, vero? Vero? Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Harlan Wade. Ciao, sono Harlan Wade. È tutta la storia. Mi piace di parlare con Genevieve, ma la strozza non risponde. Senti, se la vedi, dille che siamo nella merda più di quanto pensassi. La sua brillante idea di riaprire la camera di sicurezza ha messo in conto qualcosa che non so spiegare, che non so come fermare. Sia contenta. Fine dei messaggi. Ascolta questa. Marshall Disler, Bill Moody e Aldous Bishop stavano tutti lavorando insieme su qualche tipo di unità speciale. Gli altri membri sono Iain Ives, Ellis Wade, Norton Mapes e Charles Ebeger. E Harlan Wade è quello che dirige i lavori. Io direi che Vettel sta risalendo la catena alimentare. La catena alimentare, sai. Wow. Se li vuole mangiare tutti. I'm back, Luna. You are back. With all your moonless. Hai due nuovi messaggi. Il primo messaggio è di Harlan Wade. Alice, sono tuo padre, devi uscire di là, sei in pericolo. Va nel mio ufficio e trova il mio portatile. C'è un file di testo chiamato Proteus. In fretta! Questo è l'indirizzo della Monolith, probabilmente. Aldous Bishop. Ehi, sono Aldous. Ho letto quei nuovi ritagli e sono convinto che tu abbia trovato qualcosa. Adesso vedo di trovare altre persone che vivessero o lavorassero nella zona in quel periodo. Basterebbero già un paio di interviste. Ti faccio sapere. Fine dei messaggi. Shield e Luna sono nuovi, Diabbo. Sì. Se mi seguissi capiresti, no? Perché sono qui. Dov'è il cellulare? Ascensori volanti. Comunque, Diablo, Shield è un ragazzo che gioca con me. Stiamo facendo insieme Vikings War con Midgard. Lo conoscevo già da altri canali. Luna Moon sta venendo spesso. E già che la sera non c'era nessuno a moderarmi, l'ho fatta moderatrice. E tra l'altro Luna è anche amica di Shield.
Poi tra l'altro la sera mi stanno facendo sempre, dopo la live, compagnia su Discord, ci divertiamo. Io quanto spero che sia viva e che nessuno l'abbia toccata. Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di un numero esterno. Ciao, sono io. Sono circa alle 14.30. Sarai in riunione come al solito. Volevo solo essere sicura che avessi ricevuto la mia email per domani sera. Tranquillo, non dovremmo fermarci a lungo. Richiamami. Ciao. Fine dei messaggi. Controllo! Niente da riferire! Ricevuto e ritenuto! Squadra Easy peasy, lemon squeezy. Era OP sta cosa dei ralenti, però. Per renderlo un po' più competitivo bisognava veramente mettere difficoltà hard. Vabbè che questa... Comunque ho avuto qualche difficoltà, ho rischiato di morire diverse volte. Più che altro perché mi conservo bene i medikit. Copritemi! Squadra, copritevi! Ostile! Oh merda! Crouch jumping, funziona anche per filo. Bersaglio a vista! Controllo! Squadra al riparo! Avete senso un dove? Hai un nuovo messaggio. Il primo messaggio è di Alice Wade. Pronto, sono Alice Wade. Volevo solo darle un breve resoconto. Stiamo ancora controllando i dati, ma è piuttosto evidente che quello che è successo a Auburn non è causato da consueti problemi socio-economici. Il declino è in realtà un sintomo del fatto che la gente abbia tanto abbandonato la zona per altri motivi. L'ultima cosa, da quello che possiamo vedere, è cominciato tutto circa 20 anni fa. Le farò sapere appena abbiamo un quadro più chiaro. Grazie. Fine dei messaggi. 20 anni fa. E questo adesso Paxton è adulto. Mi serve aiuto! Sto bene. Bravo il babbasone. Dunque, l'obiettivo di questa unità di cui ti parlavo ha a che fare con qualche merda che sta capitando da quando l'ATC ha riaperto Origin. E a giudicare da questo rapporto, l'epicentro è nel distretto di Auburn. Scommettiamo che la struttura si trova lì? What the fuck is happening?
Movimento. Abbiamo movimento. Bersaglio. Qual è la situazione? Servono rinforzi. Non più. Riusciamo a fermarlo! Combusto c'è qui, possibile. Cambiate il ritmo della musica. Potenziale. Minaccia avvistata. Non riusciamo a fermare. Mi sa che questa qua è più potente. Veramente tanto potente come arma. Mortacci. Vabbè. Maledetti. Oh, date un'occhiata. Ah,
Muori, Cribbio. Che cazzo di fucile a pompa? Boh, boh, da lontano pure, tra l'altro. Ah, un bel fustetto, ci voleva. Laggiù! Granata! Lo stile ha superato il perimetro. Al riparo! Granuta, Shield, granuta, li senti quando fanno granuta? Lo vedo! Squadra, copritevi! Eliminato quella pesante. E ho eliminato anche te. Ecco, qua ci stavo per rimettere le penne. Ah, bella, mica di. Aspetta un attimo. Ah. Servono rinforzi, adesso. Scusa se sono scomparso solo ora, ma stavo facendo un po' di HTML. Head da granota, ormai Shield sente solo granota. Ma figurati, mica Din. Domani ci sei? Io ho annunciato anche, non so se hai letto sul mio social, che faremo su Facebook, che faremo Metal Slug. No, cazzo, l'ho sprecato perché c'è il boost della vita. Stronzo col fucile a pompa qua, chi l'aveva visto? Ho visto che stanno regalando un mucchio di giochi. Sì, Twitch Prime 5 questo mese, 5 il mese prossimo, mica di. Spero un sacco di sì, perché oggi ha dato problemi di luce e sono rimasto un'ora e mezza senza luce. Vabbè, tu l'importante è che... Non sei uno di loro. Non speravo più di essere salvata. Grazie a Dio, sta bene.
Dalle un comunicatore. Pronto? Miss Wade, adesso la tiriamo fuori, ma dovrà muoversi velocemente. Devo raggiungere mio padre. Dov'è? Un qualche tipo di struttura segreta. Non l'ho mai sentita. Non c'è neppure un indirizzo stradale. Sono coordinate UTM. Le entrate sono nascoste, ma i codici di accesso. Ok, ai, amico, trova il portatile di Wade e scarica i dati su quella struttura. Il primo messaggio è di... Chuck Ebbegan. Arlan, sono Ebbegan. Senti, so come ti senti, ma io non vedo... Le coordinate e i codici di accesso che Wade ha lasciato ad Alice devono essere nel portatile. Qualcuno deve entrare là dentro e affrontare la situazione prima che ci scappi di mano. Se non vuoi farlo per noi, fallo almeno per Alice. Il prossimo messaggio Trovato quel portatile? Phil vecchio, avevi ragione. Aspetta, zitto un attimo. La stupida stronza è decisa a mandare al creatore l'intera struttura. Ed io chi dovrebbe raccogliere i corpi quando il suo brillante piano fallirà. Ne ho avuto abbastanza di questa merda. Potrei essere sulla spiaggia di Tahiti a bere cocktail prima che i media annusino tutto questo casino. Beh, i tuoi lo sanno che domani tardi, fai quello, amico. Sì. Fine dei messaggi. Ok, dati in arrivo. Andiamo con ordine. Prima salite sul tetto. Sta arrivando un elicottero. Intende un elicottero? Non possiamo andarci in macchina. La mia è giù nel garage. Perché? Ha paura di volare? Più o meno. Si fidi di me, sarà più sicura in volo. Sì, certo. Dategli delle scarpe, però. In fretta, andiamo a prendere mio padre. Lei andrà in una casa sicura finché non sarà tutto finito. Cosa? Non si preoccupi, suo padre la raggiungerà appena lo recuperiamo. No, non vado da nessuna parte finché non sono certa che stia bene. Se lo scordi, non intendo correre altri rischi. Si sposti. Si è tipo una settimana che gli scassa di non mettere impegni. No, perché me la immaginavo la scena, perciò te l'ho chiesto. L'ascensore dov'era? Che macello. Dovrebbe essere ancora in quest'area. Bersaglio avvistato! Fuoco! Va bene la tipa? Sì. Sto preparando una sospensione... Una sorpresa per il compleanno di mio padre. Se ne hai voglia te la descrivo un po'. Va bene. Dimmi. Certo che non voglio. Venga. Venga. Entri. Non farai casino, vero? Un saccheggio è un massacro. Perché tutte le luci sono accese? Oh oh, qualcuno sta chiamando l'ascensore. Preparati. Merda. Squadra, al riparo. Chiudi. Cosa stai facendo? In fretta. In base ai clienti. Ci risiamo. Mi serve aiuto. Torna qui. Dove no, vai adesso? Messo questi che mi servono. Eccomi. Non ti cagare sotto. Non era più pauroso. Lo sai che me lo ricordavo anch'io più pauroso. Sarà che lo ricordo perché l'ho giocato tanto. In parte lo ricordo. Conosco i punti paurosi. Accidenti.
Mi sa che il 2 è quello là un po' più horror, eh. Comunque ha eliminato l'intera squadra. O comunque le espansioni di questo qua. Non c'è bisogno di uccidere tutti. Quindi ho pensato di fargli il mio primo scusa, sito. Scusa, ho perso il controllo. Non succede spesso che mi sparino. Fagli un curriculum, che poi. Che c'è? Cos'è successo alla corrente? Io aspetto qui. Bella come sorpresa, però. Sicuramente sarà contento. Ciao ciao Alice. Ecco, quello doveva essere horror. Però mi ricordo sì che gli altri sono più horror. Questo qua secondo me è quello un po' più action che presenta il gioco. Sì, sì, l'ho vista la bimba. Buon appetito comunque, mica. Sarà che sono più grande. Quindi diciamo che c'è poco che mi spaventi ormai. Squadra, al riparo! Che fine che ha fatto questo? Poi Alice sembrava la tipa di Assassin's Creed, la biondina che aiuta Desmond. No, io non li conosco i personaggi di Assassin's Creed. Ma mi sa che Alice non la ritroviamo. No, eccoti, qua. Com'è che ci siamo separati? Mi ricordo che è andata via la corrente nell'ascensore. Poi so solo che io stavo arrivando all'ultimo piano e tu eri sparito. Dovreste già riuscire a vedere l'elicottero. Oh mio Dio! È pazzesco! Era sicuro volare in elicottero. Aspettare. Mio padre è in pericolo! Suo padre starà bene. È per lei che mi preoccupo. Deve assolutamente calmarsi. Scusa! Miss Wade! Dannazione, cosa pensa di fare? Sta andando verso il garage. Devi fermarla prima che si faccia uccidere. Granata! Granata! Vai con l'elicottero, dicevano, è sicuro, dicevano. Cheat, ultime cheat famose. Così avrà definitivamente paura di volare.
Non avrei dovuto sprecare tutti quei colpi addosso ai corazzati. Benvenuti alla Armacam Technology Corporation. I visitatori devono essere accompagnati da personale autorizzato a Armacam. Muovetevi! Ci serve quell'ostaggio! Al riparo! Non posso! Cosa, non puoi morire? Invece sì. Dicendo non posso venire. Non posso morire, casomai. Devi morire. Miss Wade, mi sente? Sì. Cosa crede di fare? Devo sapere se sta bene. Senta, d'accordo, verrà con noi a prendere suo padre. Ma adesso lei sta correndo un mucchio di rischi inutili. Lei diceva che sarei stata sicura sull'elicottero. Quei soldati stanno cercando lei. Se la catturano di nuovo, la interrogheranno. Mi creda, i suoi metodi sono davvero poco piacevoli. Correrò i miei rischi. Stronzetta cocciuta, Stronzetta cocciuta, maledette donne. Siete testarde e cocciute. Vero, vero, Moon? Ho scritto vivere, non venire. Povero Shield. Scusa, Shield, scusa. Viva la dislessia, insomma. Hai tre nuovi messaggi. Tre, addirittura. Il primo messaggio è di Arlan Wade. Ciao Phil, sono Arlan. Sono abbastanza sicuro che Genevieve stia valutando. Intanto torno subito. Ti dico subito che non permetterò a lei o a uno dei suoi scagnozzi di avvicinarsi alla camera di sicurezza. Ha già fatto abbastanza danni per poter pensare di entrare là dentro e ricominciare tutto da capo. Se viene a chiedere aiuto a te, ricordale che abbiamo chiuso quel posto per una ragione precisa. Il prossimo messaggio è di Genevieve Aristide. Phil, come stai? Sono Genevieve. Ultimamente non ti ho più visto da Maurice. Dobbiamo vederci per un happy hour appena si sgonfia questo casino. A proposito, ho un favore da chiederti. So che tu e Arlan siete amici da una vita, quindi mi chiedevo se tu non potessi parlargli. Lui continua a non perdonarmi per aver mandato quei poveracci nella camera di sicurezza. Come se io fossi contenta di quello che poi è successo. Sì, ho fatto un errore, ma non capisco perché altri dovrebbero pagare per quell'errore. Ti sarò grata per qualsiasi cosa tu possa dirgli che lo faccia ragionare. Il prossimo messaggio è di Genevieve Aristide. Pronto, sono Genevieve. Volevo solo ricordarti che la struttura Origin era in passivo già prima che la questione scoppiasse. Io stavo solo cercando di riparare un vecchio casino. Pensavo che avremmo potuto ripulire la zona o anche adibirla a nuovo uso, ma è chiaro che i rischi sono inaccettabili. Io non vedo alternative a una distruzione completa. Se hai idee migliori, vorrei sentirle. Nel frattempo, però, io ho una compagnia da salvare. Fine dei messaggi. Avete fatto un buon ascolto? Ho trovato altre informazioni su Origin. I prototipi furono creati da un modello genetico. Credo che sia un eufemismo per dire dal DNA di qualcuno. Non si sa chi sia il fortunato figlio di puttana, ma azzarderei Arlan Wade, visto che fu lui ad avviare il programma. La fotocopiatrice è posseduta. Vai al bagno anche tu, ottimo. Dovresti avere più considerazione. Sti cosi le avevo
totalmente rimosso. Da dove ti fanno uscire, bastardi? Capisco perché quando lancio quella mina mi deve far male pure a me. Non capisco proprio sta cosa. Eppure ero lontano. Diventando un po' più difficile, le munizioni scarseggiano. E anche i medkit. Agenti del governo hanno confermato che un elicottero Black Hawk delle forze speciali è stato abbattuto. Il suono che sentite in sottofondo sembra non essere quello di un elicottero dell'esercito, ma di uno appartenente ai misteriosi assalitori, responsabili dell'attacco all'Armacan di questo pomeriggio. Poco fa abbiamo visto degli strani razzi di segnalazione, seguiti da diverse forti esplosioni. Non sono ancora state rilasciate dichiarazioni sul numero delle vittime. Sono tutti dei bastardi le vittime. Controllate le scale! Si disgrazieti. Gli piacciono le granute, quelle lame per te. Vero Shield, ti piacciono le mine fatte a granute? O le granute fatte a mine, non lo so come preferisci. Hai due nuovi messaggi.
Il primo messaggio è di... Harlan Wade. Genevieve, sono Harlan Wade. Ho ricevuto il messaggio. Per prima cosa, non pretendere di capire i miei sentimenti, lo trovo offensivo. E non ti permettere più di farmi una predica sul seppellire i morti. Cosa sei? Una strizza cervelli? Non saremmo in questo casino se tu non avessi ignorato i miei avvertimenti. E adesso puoi scavare più a fondo, così prima o poi arriverai all'inferno. Il prossimo messaggio è di... Phil Vecchio. Ho ricevuto il messaggio, Genevieve. Credo che Harlan stia cercando di dire che dovremmo stare attenti a non agire d'impulso. Capisco che tu abbia delle pressioni da considerare, ma dobbiamo pensare strategicamente. Riaprire la camera di sicurezza mi sembra una cattiva idea, alla luce di quello che è successo. Probabilmente getteremo solo altra benzina sul la fuoco. La tastiera più pesante Fine del dei mondo, messaggi. E comunque più fisica di PUBG. Squadra, state giù! Copritevi! Fatelo fuori! Io sto bene. Mi serve aiuto! Male? Cazzo, però la vita mi scarseggia, brutto culo. Sto per morire, che bello. Oh, dissing! Dov'è il dissing? Dov'è? Spegnete le luci! Fatelo fuori! Ostile! Due uomini a terra! Squadra, controllo! Fettel non fu creato dal DNA di Harlan Wade. Un'email di Wade dice che il soggetto è in coma indotto. Il gorilla della sicurezza dell'ATC hanno ucciso Bishop. No! Questo venisse a galla. Non sono solo preoccupati per degli esperimenti di bioingegneria eticamente discutibili. Penso che stiano nascondendo qualcos'altro. Certo che stanno nascondendo qualcos'altro, Alma. Piace averle creato problemi, ma sono arrivata alla macchina. Miss Wade, aspetti un momento. Non posso, devo andare. Miss Wade! Merda, vai a farti rilevare sul tetto del garage. Puoi ancora precederla. Ah, qua dove stanno... Oh, sta parte è difficile, raga. Cazzo, senza medikit l'affronto, Thank you.
Minaccia avvistata! Due uomini a terra! Cosa? Fuoco di copertura! Ho preso anche quello dietro, non volendo, ottimo. Ostile! Squadra, copritemi! Fuoco di copertura! Ancora vivo sei tu, mamma mia! Sparano! Attenzione, granata! Di qui! È bello rivederti in tiro. Ragazzi, parlerete più tardi. Ora fate salire l'elicottero. Meno male che si è abbassato il tipo. Si è distretto di Abu in cerca del padre. Rivista ufficiale tecnica come operativo sfoddoide. Le coordinate UTM del portatile di Wade indicano un punto in mezzo alla zona industriale Rammelmeyer di Auburn. Quel posto è chiuso da anni. Perché là? Ho fatto qualche ricerca. Ho scoperto che è stato venduto dal governo alla Armacam negli anni 50. Senti qua, una volta c'era una specie di complesso militare sotterraneo in quell'area. Io non credo che la Armacam fosse interessata a cosa c'era sopra la proprietà. Volevano quello che c'era sotto. E secondo me ha qualcosa a che fare con Origin. Ti hanno colpiti! Dasta 2 sta precipitando, ripeto, stiamo precipitando! Aggrappatevi a qualcosa! Lui sta bene, ma il pilota è morto e Jean è messa male. E tu come stai? Sopravviverò, ci metterò solo un po' a tornare a pattinare. Ok, tu rimani con Jean e aspettate l'elicottero di soccorso. Sicuro di volerlo mandare dentro da solo? Questi non scherzano. Non abbiamo molta scelta. Fettel potrebbe essere ovunque. E Alice è là da sola da qualche parte. È in pericolo. Siamo a un paio di chilometri dall'area industriale Rammelmeyer. Devi andarci a piedi. Vedo un movimento nemico in zona, quindi aspettatevi problemi. Forse vogliono assicurarsi che non ci siano superstiti. Scommetto quello che vuoi che la contaminazione nell'acqua viene dalla struttura segreta della Armacam. Ecco perché hanno mandato qualcuno a quel centro di trattamento delle acque. Hanno paura che si possa risalire a loro. Non
C'è traccia di attività nemica. Tenere posizione finché il team in avanscoperta non localizza ingresso camera di sicurezza. Contatto! In avvicinamento! Ogni medit che prendo lo utilizzo, non va bene. Una torcia! Fuoco! Muovetevi! Non riusciamo! Perché c'è una sedia dentro l'ascensore? Tetto ci voleva. Madonna, ma iniziano a forare i video per copiare l'esame di stato. Che senso a forare i video per copiare l'esame di stato? Chiudite i video, cioè. Tasci sua.
Titolo della scuola giocano come titolo top 5 calci per quello di rendere l'esame così figo. Sì, come se i professori poi tra l'altro fossero degli idioti. Che probabilmente i professori tra l'altro guarderanno pure questi video per sgamare. Date un'occhiata! Mi serve aiuto! Bersaglio avvistato! Squadra al riparo! Bersaglio acquisito. Esatto, senza contare il fatto che la maggior parte di questi gadget sono delle patacche assurde. Sì, vabbè. Ma quelli di scuola zoo probabilmente fanno i video perché sono pagati da questi qua che fanno ste minchiate, capito? Vengono pagati. Magari mettono i link dove comprarli che sono pure affiliati, quindi guadagnano altri soldi. Bersaglio avvistato! Squadra, copritevi! Abbattetelo! Minaccia avvistata! Sia così cretino e disperato che ci crede, perché gente che compra queste cose credendo che funziona c'è. Beh, boh, sì. Sicuramente ci stanno, altrimenti non li farebbe. Vabbè, ma quella pagina Scuola Zoo è proprio un cancro di pagina vivente. E quindi viene seguita da persone cancerose allo stesso modo e di conseguenza si crea questo giro così, malsano, ecco. Ostile! Copritevi! Tenete duro! Come fai a essere ancora ricevuto? Vivo? Sto entrando! La fiola verso la morte. Uè, buonasera, ma giovedì non è CSU, Gran Palò. Spiega tu a Nox, ok. Vabbè, ma tanto gliel'avrei detto dopo a Nox. Spiegaglielo pure se vuoi. Ti diverte così tanto a farti del male. È lei quella che cercate.
Stupida Alice. Stupida Alice. Stupida, stupida Alice. Ti ha preso, hai visto? Mo? Mo crepi. Mo ti si mangia e ciao. Che siano più mi veloci. Mi ha detto però così tante cose. Ecco. Tante copie in collo. Intervallo 8. È morta Alice. Ricevo un movimento nemico dal satellite. Sono dappertutto in quella zona. Stai attento. Drink, raga, drink. Ridammelo. Cosa si deve ridare, scusa? Già rotto al rapporto. Raga, il VD40. Ricevuto. Cecchini. Et
tu da dove minchia sei uscito, pezzo di merda? La nota, boom! Ma questi le granate non gli fanno niente. Se non gliela tiri precisa addosso. Due uomini a terra! Non li prendi manco volendo. Cioè proprio. Mai nella vita. Papam! Ho lisciato. Shit! Fails! L'area industriale Rammelmeier è giusto davanti. La più ampia concentrazione di forze nemiche è proprio in quell'area. Buttarsi così al suicidio più totale non ha senso, però vabbè. Ci faccia intanto prima mi ha spiaccicato però. L'elicottero militare è precipitato sul tetto di un albergo abbandonato e poco dopo nell'area è stato segnalato un violento combattimento. La polizia ha esteso il proprio cordone di sicurezza fino a Auburn. Siamo nei peggio anfratti proprio. Bello lungo però, me lo ricordavo. Il comandante è entrato nella camera di sicurezza. Rendete sicuro il perimetro. Bersaglio acquisito! Vaso di copertura!
Cristo! Guarda sto merda. F5, salvataggio veloce. Il comandante è entrato nella camera di sicurezza. Rendete sicuro il perimetro in... Bersaglio avvistato! Squadra, copritevi! Va a fuoco! Ci vai a cena? Sì, sì, ora ci vado, Nox. Non riusciamo a fermarlo. Che te ce vuoi per menare a terra a te? Thank you.
viene più fuori il bastardo. Corazzato e pigliacco. Servono rinforzi, adesso! Guardate! Faccio fare però, spappolati pieni di sangue. Puah. Ragazzi, questo gioco me lo ricordavo un po' diverso, devo essere sincero, invece vengo, è molto lineare. Uè, eccolo là. Lei è vicina adesso. La sua presenza è forte qui. Me lo ricordavo anche un pelino più horror, ma penso che le espansioni più il 2 sono un po' più horror. Dovrebbero essere più horror, perché me li ricordo quelli là veramente più horror. Contatto! Coprite! Questo intervallo, raga, vado a cenare, eh. Auto di pattuglia della ATC si stanno avvicinando da ovest. Ho come il presentimento che la situazione stia per esplodere. Suona, vediamo. Tua sorella, la sai tua sorella? Altro stronzo che si vuole fare sotto.
riusciamo a fermarlo. Da dove è sbucata quella cosa? Buon appetito, Nox. Ci vediamo dopo. Stanno prendendo. Date un'occhiata. Va bene. Siete sempre lì. Ma vi aiutiamo, voi ci ammazzate. Corvi stile Resident Evil. Anche se questa qua mi ricorda una stanza di Silent Hill Room. The Room. Silent Hill 4. La stanza quella che uno cammina sotto sopra. Sembra qui Baby Bear, nell'isoccorso è arrivato. È un sollievo saperlo. Grazie per il tuo aiuto. Vorrei averne beccato qualcuno. Essere finito l'intervallo. Si cade. Si mi ricorda con le scene di Max Payne. No!
Ti voglio fuori di lì non appena avrai recuperato Wade e la ragazza. Portali alla base, così parlerò loro. Buona fortuna là dentro. Ecco qua, ragazzi. L'intervallo è arrivato. Se non sbaglio sono 10, quindi mi sa che la prossima live lo completiamo. Allora, ragazzi, per questa live... Che è successo? Dannazione? Arrivo quando la parte paurosa era finita. No, vabbè, non ti sei perso nulla. Tra l'altro era anche girato di spalle. Cioè, vedi quanto era stupido sto gioco, perché... te le perdi queste cose, te le perdi. Comunque, ragazzi, vi ricordo, io sono Vivisector. Se volete seguirmi, mi trovate al mio canale Twitch, come sempre, dove trovate i miei social, eccetera, eccetera. Ci vediamo nella prossima live con Fear martedì. Se ne parla mercoledì prossimo, perché il retro è mercoledì prossimo. Grazie per avermi seguito, grazie per il supporto che mi date, veramente. Grazie di cuore. Ci vediamo con il dopo cena base di PUBG e poi domani con Micadini e Metaslug Coop. Sì, Nox, vado a cena. Vi ricordo, ragazzi, io la live non la stacco, vi lascio sempre l'intervallo. Quindi ci vediamo dopo. Stay nerd, stay pizza. Buon appetito anche a te, Luna, ma tu già hai mangiato, quindi a dopo. Una però dopo, se vuoi venire su Discord, puoi venire. Ciao. Oi.